Ehi la zio, eccoci Ciao. qua. Ciao, Stefano. Allora, io devo finire di fertilizzare, di passare col letame i campi che abbiamo seminato ad erba su. Tu mi puoi dare un'occhiata alle serre che mi sa che sono un po' ferme, gli manca un po' di acqua, un po' di letame, gli dai un'occhiata a te? Va Buon. bene, rifornisco le Che serre. dopo Raffa e Herman sono dopo pra hanno pranzato e sono scappati, che sono andati giù a fertilizzarsi i loro campi. Hanno lasciato qua Robby che mi sta se seminando l'erba su al campo. Adesso vado su a vedere cosa mi combina, sperando che non mi combini casini. Adesso vado su un attimo e vedo. Sì, dopo. Gli animali ho visto che sono a posto, non hanno problemi. E quindi fino a domani sicuramente sono a posto, insomma. Allora, abbiamo fatto un bel lavoro con la risemina dell'erba, sono proprio contento, almeno abbiamo una produzione maggiore d'erba anche per la fienagione. Allora, vediamo. Dovrebbe essere qua Robby che lavora. Guardo se c'è. Sì, eccolo qua. Ehi Robby. Ehi, Tutto posto, questo è l'ultimo, a posto? Sì, giusto? dopo abbiamo finito tutto. Dopo ti lascio libero di andare. Se poi così raggiungi Rafa che si ha da fare. Ah no, che devo andare giù per fare la seminatrice per il mais per i prossimi Ah, giorni. ecco, esatto. Appena arrivata devo montarla, Metterla in sballare. ordine, ho capito. Il mercante mi ha dato questo è il libretto di istruzione, ciao. Bon, bon, perfetto. Ottimo, vado a buttare fuori l'etame Ah bene, ti aggiorno io. quando ho Ok, a finito. dopo. A dopo. Spandi l'etame qua, speriamo che stia ancora insieme. Ok. E beh, un po' ruggine, ma forse non mi abbandona proprio sul più bello. Finiamo di concimare questo campo, dovrebbe essere l'ultimo in teoria. Dopo devo dare un'occhiata. Ma Rafa, mi senti, percepi? Sì, eccomi. Ma l'altro tuo operaio, Gaza, che fine ha fatto? È ancora in giro a corsi? L'hanno rinchiuso? Avevi detto che l'avevano mandato in una caserma a fare un L'hanno mandato in corso? una caserma, il problema è che Non lo lasciano più uscire? non lo lasciano più uscire. Probabilmente ha sbagliato caserma, anziché una caserma dei pompieri, è entrato in una caserma della E polizia. magari l'hanno anche riconosciuto? L'hanno anche riconosciuto, poi la faccia sappiamo benissimo che non è proprio delle più Quindi sei anche senza belle. operaio. Sono anche, guarda, ci siamo io, il povero Herman che mi sta dando una mano alla bella Emilia a sistemare un po' di Ottimo. cose. Se non ci fossi Prima, io in questa azienda che la fa andare avanti. sì, non ci fossi tu che mi smonti le seminatrici da svariati milioni di euro, così, giusto per... Gli Milioni. piace il bricolage. Esagerato, Vabbè, devo milioni. farla vendere di più. Fa le modifiche del caso. Io modifico la turbina Del caso, più che del della caso, io userei due Z al posto di una S. della S. Però Metti tubi all'olio più grossi, così va di più. Così perdi subito la sì. garanzia. Ottimo. Così la garanzia la prendi e la usi per accenderci il Eh camino. beh. Facciamo 2 o 3 ettari in più allora.
sono due tre atterri più all'ora almeno, proprio meno male. Tac e via. Poi quando gli spendo meno di carburante, però è felice, eh. Sì, sì, infatti, sono felice quando spendi meno di carburante. Dovresti farlo più spesso. Ma invece l'avete sentita anche voi la chiacchiera che ho sentito chiacchiere che su un paese dovrebbero aprire un panificio. Avete sentito qualcosa voi? Dicono di sì. Dovrei passare in comune a chiedere. Ma io a dirti la verità, ho provato a contattare alcune volte il sindaco perché gli devo chiedere per i permessi per costruire altre serre e per costruirmi la famosa trincea per l'insilato, che se mi piantate il mais devo anche avere il posto dove metterlo il trinciato, non è che posso mettermelo sotto il letto in camera. Ah no? No, non ce ne sta pochino e allora sai, preferisco avere un posto dove ce ne stia un po' di più. Il problema è che sono già passato alcune volte giù in comune e il sindaco non c'è mai, non c'è mai, no, il sindaco non c'è, il sindaco non c'è mai, vabbè. Infatti gliel'ho detto l'ultima volta alla segretaria, gli ho detto ma in questo comune non vi conviene farvi un vice sindaco, no? Perché qua il sindaco non c'è mai. O almeno un geometra comunale. Qualcosa è che è un comune piccolo qua e allora. E zio mi carichi te già che sono qua? Sì sì. Perfetto. E insomma sono in attesa che sto benedetto sindaco si faccia vivo, non è che... Magari qualcuno di voi ha ambizioni politiche che poi si candida da vice sindaco, perché qui se no è un caos. Io rischierei di essere troppo schierato. No, perché se è vero che aprono anche sto panificio, qualcuno gli avrà dato sti permessi. Boh. Devo provare a tornare alla carica da in comune. E volevo costruire qua ancora alcune serre qua. E o qui in parte o dall'altra parte di qua, meglio nel campo qui a fianco, volevo mettere giù la trincea qua così e farlo alla vecchia maniera, che mi azzizza 5 minuti, ma la vecchia maniera e poi una bella condonata. Ah, no, una bella condonata alla fine, no, perché io avevo detto giù a Matt che mi preparasse già le lastre e tutto per farmi la trincea. Ha detto che ha già tutto, gli avevo dato le misure che volevo, ha detto che erano tutte lastre prefabbricato, misure standard, quindi quando glielo dico il tempo di portare il materiale me la mette insieme, insomma, però volevo fare le cose come si deve e farlo con i permessi del sindaco. Staremo a vedere insomma cosa combina sto sindaco, e se no faremo un golp e prendiamo noi il posto. Io alle prossime elezioni voto per un altro, lo dico. Adesso bisogna vedere, devo chiedere alla segretaria giù del comune quando sono le prossime elezioni, magari mi candido. Io voto per quello che mi toglie le tasse. Ah, beh, per forza. Io anche. Allunga il braccio, zio. Eccolo là. Vieni avanti. Ottimo. Vabbè che come tasse comunali effettivamente non è che si paghi tanto, ho visto su... in sta valle qui, in questo comune, però. Ma se lo stiamo mantenendo noi, questo comune? Stiamo mantenendo, cos'è che lo manteniamo? Invece, mi aveva accennato ai tempi il signor sindaco che avevano già i progetti per fare un biogas e mi aveva chiesto se potevamo rifornirgli un po' di materiale se facevano sto biogas. Io gli avevo dato disponibilità. Quando ho un po' di letame che mi avanza o roba del genere, però... L'ha chiesto credo a tutti, perché l'ha chiesto credo a tutti. Sì, però non ho visto muoversi niente, cioè io non ho...
Non ho visto che abbiano cominciato a costruire il biogas o roba del genere. Bon, penso di essere pieno, zio. Se no, va fuori Ok. tutto. Grazie. Comunque, staremo a vedere, come detto, insomma, vediamo un attimino come si sistema via sta storia, se no proveremo a candidarci almeno finché non torna lui come sostituti, o se no, se ci sono le elezioni a breve. Sti maledetti paletti. Quel Robert ha piantato paletti dappertutto. Ti ho mai fatto vedere la mia collezione di motoseghe? Ma ce l'ho bene anch'io, ma là. Ok. Bomba là, andiamo a finire di sletamare. Mentre Herman, non dovresti concimare un campo? Arrivo, arrivo. Trattamelo bene quell'operaio lì, eh. Ti credo, si sta godendo il relax su un comodissimo, su una poltrona da 400.000 Ha euro. ragione, ma ti ha portato avanti l'azienda quando eri quei 3 mesi in ferie, Ancora questi sì? 3 mesi. 2 mesi e mezzo, hai Io ragione, dai, sempre star qui lì non a avrei mettere fatto i niente. puntini sulle i. Roby, gentilmente, basta consumare acqua. Finito Robby qui? Sì, Sti no. mezzi li lava il Padre Eterno, grazie. Non si Padre fanno Eterno, ho guardato paragoni il al meteo, mi capo. sa che fino a fine estate acqua mi sa che se ne vedrà poca, eh. Vabbè, si laveranno a fine estate i mezzi. Ecco, allora magari passo Grazie. giù e gli do una lavata ai miei, intanto che non, visto che non lavi i tuoi. Allora, dunque, devo chiamare Matt che si venga a recuperare queste 72 idropulitrici che non so chi mi ha messo disseminate qua e là per la fattoria. Ottimo, Sono buono. comode. Tu hai. Ecco. Sei il meccanico responsabile dei mezzi dell'azienda? No, io sì, quindi ci penso Sì, ma io. dispiace se l'azienda è mia? Ecco, ecco che arriva il grande imprenditore agricolo che mette i puntini sulle i a dire che la farm è sua. Cioè lui arriva, cosa fa? Il meccanico viene a rompere le scatole e fa: D'altronde, sono tu vai meccanico. 2 mesi e mezzo in ferie, lasci lì il blocchetto Ancora. degli assegni e pretendi anche No, no, che no, non non ho lasciato lì il spendano? blocchetto degli assegni. Mi sono trovato dei Ah, pagherò. beh, ma sì, Perché mi sono pure trovato dei pagherò. ecco, allora tu pagherai. No, che pagherò? No, io non lascio in giro dei debiti. No, non Io lasci in, gi li... lasci in giro delle promesse che io vado a pagare. No, io Ha faccio fatto i quando ti bonifici. chiamo in banca. Ascolta, te paga, sono già d'accordo col capo, te paga. Certo, sì, me ne sono E accorto, quello della infatti. banca Sono andato l'altro paga. giorno dal negoziante e gli ho praticamente lasciato un rene. Esagerato. Chiamata per Rafa. Avanti. Abbiamo anche le erbacce sui vari campi, dunque. Bello. Vabbè, Andiamo avete a. cerchiatori? No, se qualcuno non vuole Se no comprarlo. fai una bella passata di erbicida di copertura e spera di tirare fino a fine stagione con una passata unica. No, l'erbicida di notte fa, di notte non è più bio. Sì, ma io uso un erbicida bio assolutamente proprio Ah, ok. bissimo. Come si chiama? Niente, glifosato. No, scusa, niente. No, Zyklon B, no, anche quello non andava bene. Aspetta, qual è che dovevamo usare per essere bio proprio noi? Le api, usavamo le api, quindi miele, ogni Api, tanto ecco. miele. Le api OGM. No, si usano per davvero No, le no, l'ape caro, quella da api. Piaggio. Le Ottimo. api, con l'ape Piaggio andiamo a prendere il. Cioè,
facciamo dei prodotti molto bio e poi li usiamo. Bio è robe innovative. Assolutamente, sì. Proprio Zio, mi senti? Sì, guarda che vengo lì in farm dove c'è il deposito del letame delle mucche a rifornire ancora, che non ho finito, me ne manca ancora un pochino. Ok, io sono pronto. Dio. Arrivo. Dunque. Allora, vediamo un attimo, andiamo giù che ma... Rafa, mi senti? Sì, avanti. Ma sono vere le notizie che mi sono arrivate che state provando un macchinario nuovo? Abbiamo il nostro folle meccanico che ha voluto provare una nuova piantatrice. Quindi... Cos'è quel famoso campo 19 che ha detto che voleva tenere da parte, sì, per un esperimento? Sì, esatto. Per un lavoro invernale, una roba del genere, ma lavoro invernale a metà primavera? Ma noi facciamo un lavoro invernale che richiede tempo. Ah. Diciamo. Ci serve un po' di tempo di lavorazione. Ho capito. Ma aspetta, già che sono qua davanti alla tua farm, già che hai qui le idropulitrici, te mi fermo a dare una lavata al mio Lamborghini perché ho chiuso è nero invece che bianco. Scusa. Aspetta che scende un attimo, aspetta. Devo mettere il gettone. Funziona. Aspetta che do una lavata e arrivo, Se no qua... Chi è che gli ha spiegato dove è il centrale dell'acqua? Che l'avevo chiusa. No, ma questa secondo me hai chiuso l'acqua dell'altra idropulitrice, perché questa io non ho toccato niente e funzionava. Sì, però c'è John Fischietto che mi fa capire che... Ok, oh, ma che bello pulito, ma che bene che si vede fuori da sto finestrino adesso. Ma non mi ricordavo che era così bello da pulito sto trattore. Finestrino. Prima era tutto bello sporco, il finestrino, il vetro davanti, il parabrezza, chiamalo come vuoi, dai. Ci siamo capiti, anche il finestrino laterale era tutto sporco. Adesso è tutto bello pulito, guarda, lucido, splendente. Proprio un bel trattore. È arrivato Donatella Rettore, ragazzi. Splendido, splendente. Ma per venire lì al campo dove siete, dove passo sotto i campi, quando entro nel boschetto, sempre dritto? Esatto. Sì, occhio però nel boschetto della tua fantasia. Nel boschetto della tua fantasia. C'è l'orsetto. Tu fai il vitello senza più piedi che implora pietà. No, era... E io faccio il piccolo amico che si avvicina con le zampe di balsa. Rafa, mi fai su e giù così almeno posso iniziare a lavorare, piacere. Sì, scusi, dottor meccanico. No, perché ho qua il trattore acceso, sto consumando nafta. Consumiamo gasolio, certo. Fa vedere cos'è che hanno preso su qua sti delinquenti. Guarda qualche macchinario, ma che lame, che scavatrici che ha sotto. Guarda, questo scava, Non ho capito. Ma prova, puoi accenderlo o è a rotazione? Sì. No, aspetta che te lo... Aspetta, che tolgo le mani. Boh, che roba! Cucane! Questo fa... Ok, questo scava, butta dentro da sopra, si viene la piantina e qua dietro chiude la parte, esatto, le lame rosse qua chiude il... ributta su, esatto, la terra scavata, bello, il bello testo regolare. Ma funziona solo con i pioppi o funziona anche con le coi meli? No, perché io in primavera ho circa 300 meli da piantare. Se funziona bene. In realtà bene, funziona. È una piantatrice, quindi funziona con qualsiasi cosa. Bella. Basta pagare. Basta
Esatto. Esatto. Ma è quello su lì cos'è che sta facendo? Chi è quello da, il capo? Ma si ricorda? No, sta... È ancora capace di usare il trattore? Sì. No, più o meno, ma gli ho insegnato dove l'acceleratore e dove il freno. Col fend è facile. È facile. Poi io ovviamente gli ho detto mi fai su e giù, lui mi va in diagonale. Avessimo tirato giù un pezzetto di boschi che potevamo squadrare sto campo anziché avercelo che sembra d'inverno quando nevica che non hai da lavorare i campi, possiamo, veniamo giù anche noi a darvi una mano e facciamo un lotto di legname, ci facciamo segnare fuori dalla forestale il legname che possiamo tagliare, vedrai. Oh, che forestale, wow, con calma. Ah, anche a me non cominciamo a coinvolgere bene. Troppo le forze dell'ordine. Esatto. Ma mi fai vedere come funziona quell'attrezzo o... Appena mi... Già hai impiantato l'acceleratore a mano a tre quarti, hai il trattore accelerato. Ecco. Manico, dovresti seguire la mia stessa traiettoria. Sì, seminiamo sul lato corto? Tanto non riesci, se non cominci da un lato, da qualche parte lo devi fare, segnava. È andato lungo. Vai dritto, vai, oh bravo. Vai dritto. Dritto. Come dovevi già fare un rischio. Dritto. Dritto. Oddio. Erpica in crepa. Oddio, proprio dritto non mi sembrava che andasse comunque. Cos'è che gli avete dato da bere a merenda? Caffè corretto? Via. Io sempre caffè. Aspetta che salto su sto rimorchio, che almeno sono sicuro che addosso su un rimorchio non va assolutamente, ci tiene piuttosto... talmente tanto ai soldi quello lì, un tirchio. Ma infatti mi sembra allora... non aveva origini genovesi il tirchio da parte di vedi, madre vedi che tutto torna, vedi che tutto torna. Ma Roby? Sì, devo spiegare meglio sta cosa, che se lavora sul lato corto facendo più svolte consuma più gasolio. Vedi, comincia ad andare sul lato lungo. Ecco, bravo. Vedi, bisogna... Adesso comincio a licenziare dei dipendenti improduttivi che stanno lì con gli anziani a parlare, che sembrate davanti a un cantiere. Ma anziani anche no, magari. Vero, Herman? Beh, tecnicamente questo è un cantiere. Appunto. Anziani anche no, vero, Herman? Herman non si pronuncia. Herman è il primo degli anziani. Non si pronuncia, Herman. Starà guardando. È qua con me che guarda. Stiamo ammirando lo spettacolo di Roby sul trattore acceso che... Fermo. Che consuma gasolio. Fermo. Non fa niente. Se quello Mino l'avesse fatto subito quello che ti dicevo. Sì, ma intanto fai sto pezzetto qua... No, ma non andiamo via dritti, poi con la Twincia ne via dritti. Vabbè, con la Twincia puoi andare anche per qua e là. Oh, c'ho il rimorchio! Ho visto. Eccolo là. Quanto guarda devo detrarre dalla guarda che scoda quell'attrezzo lì, e non poco. Vabbè, c'è un motivo se era una versione di prova. Guarda che spettacolo! Guarda, Herman, vieni qua, guarda che dritte che le mette giù le piantine. Tutte per così, e lui va per diagonale. Guarda. Stai piantando tutte le piantine in diagonale. Io non ho parole oggi. Fast and Furious. Fantastico. Quindi io avrò anche bevuto una mezza sambuca, ma te ti sei fatto due damigiani di grappa, No, la grappa prima delle 4 no? Si chiama aperitivo. Appunto. Buono. Guarda la coppia più bella del mondo, guardali. Sì, guarda. Guardali la coppia più bella del mondo.
uno che erpica in diagonale e l'altro che semina. È uno che sta cercando di recuperare perché sta andando storto. No, no, ho messo il GPS io. Sì, si vede. Sta tirando dritto. No, sta andando dritto, effettivamente. È partito con lo stesso senso diagonale che di dove è partito e è anche arrivato, quindi. Beh, la macchina è un po' imprecisa. Si vede, è un prototipo, dai. Oh, voilà. Ma e praticamente cos'è? Verranno pronti per l'inverno sti piopi? Questi sì. Ma infatti dovevamo comprare la trincia. Più comprare adesso, aspetta a comprare. Hai ragione. Dovremmo farci dare in prova una trincia per trinciare il mais. Bravo. Sì, guarda che con la storia del dare in prova. In prova un'altra trincia. Quest'inverno per trinciare più. Col dare in prova, Matt sta cominciando a girare sul naso ogni tanto quando sente la parola prova. Non è mica più tanto contento di dare in prova. Vabbè, anche Rafa non è tanto contento di avergli dato 3 milioni nell'ultima due settimane, però non mi pare si sia messo il corvaccio. Guarda, via, scappa, via, 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 via. Cosa storia di 3 milioni? Niente. Guarda che ci sono qua i corvacci che ti mangiano le piantine appena seminate. Sì, no, però aspetta, ritorniamo un attimo sulla cosa dei 3 milioni. Ma sì, stai lì a guardare sempre te con quei puntini sulle i. 3 milioni delle vecchierie. Figlie, dai. Ah, 3 milioni delle vecchierie. Va, voilà. Vi lascio lavorare in pace, mi prendo il mio trattore e torno su dalle mie bestie io. Tanto è pulito. Esatto, mi ho dato una bella pulita. Ma al minimo ho fatto anche il gasolio. Hai giù la cisterna del gasolio anche? No. Pensavo andaste al distributore? Sì, esatto. Non sapevo, sì. Ma avete messo la cisterna, allora vado a cercarla. No, non c'è. Ma... Non c'è. Te l'hanno portata via durante la notte. Vado alla Tamoil io a far. Te l'hanno portata via durante la notte. Vabbè, passo di qua, tanto non hai neanche seminato. Vado su di traverso da. Mi sembra che c'è la stradina su in cima al campo, vero? Si chiama Bosco. Perfetto. Bom. Ci sentiamo prossimi giorni per la semina del mais, dai. Va bene. Ciao, buona giornata. Ah, ma poi il mais, le semi me li porti te. Le sementi del mais le porti te? Ma dovrei aver su qualcosa. Ve l'avevo già dato quei sacchi di sementi, quello devo guardare. Ah, vabbè, io a debito, non ti preoccupare. Vai, a debito. Anzi, vengo anche a prendermi quella paglia un giorno o l'altro. Quale paglia? Quella che mi hai messo da parte sotto il capanno. Quello ormai l'ho venduta. Adesso vado giù, mi aggancio l'arcusin e me la porto a casa. Ecco. Il mio arcusin magari. Stai lì, ecco il mio, subito pronto. Il mio. Il nostro. Oh, come se il nostro? Lo uso anch'io, è nostro. No? Adesso quasi faccio un salto su a prendere un po' del nostro gasolio che avrei in fattoria. No, anche lui. Io stasera vorrei mangiare una bella pistacchia. Io veramente non ho sulle cisterne del gasolio, quindi puoi venire su quando vuoi. Qualcosa lo trovo, due galline. Ecco, quelle le trovi. E allora, vengo a prendere due delle nostre galline. Ecco, va bene. Prenditi le uova, le galline, lasciamele, va là, che così trovi le uova anche domani. Se prendi le galline, dopo uova non ne trovi più, Roby, ti va bene frittata stasera o volevi pollo arrosto? No, polli non ne ho. Ho solo galline. Vabbè, sì, ma galline arrosto. Aspetta. Perché ce l'hanno sta cisterna del gasolio? Non c'è. Che dice la verità, non c'è. Ma Gazza mi aveva accennato una cisterna una volta.
Ma sarà stata quella del fertilizzante. Ah, può essere. Bom, io torno a casa. Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao.